capito? Sono appena stato a Seriate, dove nel comune c'è il presepe, perché ripeto, è un segno di tradizione, di identità, aperto. Poi anche altre confessioni religiose riconoscono la natività del presepe. Detto questo, un preside che vieta il presepe a scuola dovrebbe cambiare lavoro. È un buon preside questo, che sta facendo un lavoro di integrazione della scuola, della gente del quartiere, e in 5 minuti qualche cretino è venuto a rovinare tutto, perché l'unica cosa che si è ottenuto da questo è fomentare l'odio fra le persone. Il signor Salvini, giusto per fare un nome perché è quello che ha fatto più casino, è meglio che se ne stia a casa sua, qua non se ne sente il bisogno della sua presenza. È una stupidaggine, questo è un buon dirigente che sta facendo un lavoro di integrazione della scuola nel territorio, disponibilissimo, apre la scuola tutte le ore, dà disponibilità a tutta la gente del quartiere per usare l'edificio, ma fa di tutto e di più, e lui in prima persona sta spronando i genitori a riunirsi, a integrarsi, e per fare del quartiere una cosa unita, unica. Okay, il presepe lo vado a vedere all'oratorio, non necessariamente a scuola, e se vogliono farlo i bambini nelle aule perché fanno i loro lavori, di sicuro il preside non glielo vieta, conoscendo la persona, l'uomo. Questa polemica da dove nasce? Lei ha posto un divieto o è un... No, non ho posto nessun divieto, nasce da una mala interpretazione di conversazione che ho avuto con l'insegnante, nel corso della quale abbiamo condiviso alcune trame educative che condividiamo all'interno dell'istituto e che tendono a minimizzare le occasioni, le opportunità che possono diventare divisive all'interno dell'istituto per le culture e anche per le fedi religiose rappresentate dagli alunni e dalle famiglie che sono nel nostro istituto. È un discorso di opportunità, punto. Posso dire una cosa, che dopo ieri le prime ore del pomeriggio, dove sono stato letteralmente inondato da un mare di fango, da un oceano di fango, in tardo pomeriggio dalla prima serata in poi e a tutt'oggi sto ricevendo una quantità veramente sorprendente e inaspettata di mail di partecipazione, di solidarietà e di pensiero propositivo che riconosce comunque delle ragioni, a prescindere dal divieto o meno, che riconosce evidentemente delle ragioni in questo sfondo di cui parlavo prima. Quindi quello che noi diciamo è giusto che sia noi, gli abitanti dei territori, le reti sociali e tutte quelle istituzioni associative, di comitati, che affrontino e risolvino il problema del territorio in cui vivono, senza il bisogno che ci sia sciacallaggio politico. La questione è esattamente contro la strumentalizzazione che Salvini, oggi a Bergamo, come quotidianamente in tutto il paese, porta in atto, appunto strumentalizzare quelle che sono le criticità di un territorio per fare campagna elettorale sulla pelle di chi i territori li vive. A noi del presepe, che ci sia o che non ci sia, non è una questione che ci riguarda, è una questione che riguarda l'istituto scolastico, le famiglie, gli studenti e il corpo insegnanti, è una questione che dovranno affrontare internamente.